Oggi, a passato e presente, parleremo delle elezioni presidenziali americane del 1952, quelle dove si confrontarono due giganti, almeno uno era un gigante sicuro, Eisenhower, che era stato il comandante delle forze armate durante la Seconda Guerra Mondiale dello sbarco in Normandia, ma anche il suo rivale Stevenson, ex governatore dell'Illinois, fu almeno per tutti gli anni 50 un personaggio di assoluto riguardo. Era un leader democratico e fu richiamato per battersi contro Eisenhower anche nel 1956. Lui avrebbe voluto battersi anche una terza volta, perdendo, nel 1960, ma quella volta i democratici vollero Kennedy e vinsero. Dello scontro del 1952 per le elezioni presidenziali americane fra Eisenhower e Stevenson parliamo oggi col professor Ferdinando Fasce e con i nostri tre giovani laureati in storia, Guglielmo Motta, Marco Mercato, buongiorno, Camilla Andreassi. Buongiorno. Professore, entriamo subito in argomento. Cos'ha di epico quello scontro fra Eisenhower e Stevenson? Beh, lo scontro avviene in piena guerra fredda, i repubblicani da 20 anni non hanno la presidenza, puntano tutto su questo eroe di guerra e questa è la prima elezione nella quale è centrale la televisione. E Truman perché non si ricandida? È l'ultimo presidente che potrebbe ricandidarsi e perché rinuncia? Per l'impopolarità. Truman è stato oggetto di forti attacchi, di debolezza, soprattutto in politica estera. C'è la guerra di Corea in stallo e dunque decide di non ricandidarsi. Chiarissimo, professor Fasce. Entriamo nel primo capitolo sul 1952, quello in cui vediamo come gli americani debbano scegliere il successore del sunnominato, suscitato Harry Truman.